14 febbraio 2018. Aldo, il viandante, oggi ha fatto proprio il sentiero del viandante. E guardate che zona panoramica, ammozzafiato si può dire. Sotto di me ho il paese di Olcio, sottostante, e là è Mandello dell'Ario, dove sono salito tuttora a piedi. Poi si vede, ecco lì, proprio all'estremità, la Villa Maggio, dove sono spassato l'altro giorno per chiedere la pensione, ma costa troppo. Sono al lago di Como, la sponda del ramo di Lecco, però eccola di fronte, proprio di fronte dove ci sono le montagne. Giù al lago c'è il paese di Vassena, poi c'è il paese di Onno, e lì c'è una strada che sale di fronte e va in ho sbagliato a dire il nome, Valbrona. E lo sapevo questo nome, ho tartagliato. Poi dalla Valbrona si scende e si va alla punta estrema di Bellagio, un posto di lusso. Ecco, si vede là in fondo Bellagio. Questo divide il paese, il ramo del lago di Como e il ramo del lago di Lecco. Oggi mi trovo al paesino sovrastante, esattamente chiamato Somana. Guardate i fili della corrente elettrica, fa molto freddo e ho tartagliato solo a dire una parola. E tra poco scendo perché sono già le 5 e un quarto, c'è un'aria gelida qui, paese sottostante Olcio, e sono al lago di Como. E qui c'è un agriturismo qui vicino, però è meglio che ritorno nella mia città di Milano. Mi piace vedere questa zona solo nel periodo del weekend oppure nelle ore calde, poi di sera non c'è neanche una persona. Vi saluto da questo breve YouTube e un saluto da Mozzafiato, da in alto la vista panoramica del ramo del lago di Como, la parte di Lecco. E vi saluto da YouTube Aldo.